non ho mai nascosto che per me voi, in rappresentanza ovviamente di tutte le psicologhe che offrono il loro servizio in associazione, siete i miei supereroi. Quindi, collegandomi a questo e collegandomi anche al fatto che forse anche i ragazzi, i piccolini adesso, si avvicinano al cinema proprio grazie ai film dei supereroi, e per me siete questo, e penso che per tutti, per l'associazione e per chi si avvicina all'associazione, vi vede un po' così come vi vedo io. Vi chiedo che tipo di rapporto avete con i supereroi, con la forza, con i loro punti deboli, con le fragilità. Vi lascio campo libero. Grazie Dalila, grazie. Per una volta, Doc, sono io a fare le domande a te. Grazie Dalila, grazie a tutti per essere qui. La forza, che bella parola. Quando le persone vengono da noi, la forza in qualche modo sta a noi trovarla. E spesso la trovo nelle persone che sono davanti a me. Quella forza che in un primo momento sembra essere coperta da vari strati. Persa magari. Brava. Lo dico dall'altra parte. Soffocata. Io pensavo di non averla proprio, non pensavo di averla persa, pensavo di... Non sono in grado, non sì. Ce la farò. Sì. Eppure c'è. C'è, è un po' sommersa. L'abilità poi è tornata. Confermo. Sì, confermo. E quindi io la forza la trovo negli occhi delle persone che aiuto, ancora di più durante il Covid, quando coperti dalle mascherine quello sguardo diceva molto di più di mille parole. E questa è la forza che poi ritroviamo Mara nell'associazione. Sicuramente, la nostra forza è anche quella, cioè ci facciamo forza a vicenda, no? Perché anche noi poi abbiamo dei momenti, no? Di non forza, e quindi poi la ritroviamo tra di noi. Quando le volontarie, tutte noi, ci diamo la carica, anche per questa serata, no? Che è nata con tanti buoni propositi, ma la forza in alcuni giorni è venuta un po' meno. Ma la forza unita alla paura o di non farcela, sì. Di fallire. Sì. La forza che poi da una parte, la fragilità dall'altra. La fragilità, a me questa parola piace tanto. Cioè la fragilità è un valore aggiunto. Quando penso alla fragilità mi viene in mente un bicchiere di cristallo. Perché il bicchiere di cristallo è fragile, è bello e ha bisogno della protezione di qualcuno, no? Affinché resti integro. E quindi la fragilità fa parte di noi perché siamo fatti di, ecco, non soltanto della parte fisica, no? Ma anche psicologica, di emozioni. E la fragilità ci aiuta ad affrontare in determinati momenti della nostra vita il cancro o altre situazioni più grandi di noi. E quindi grazie alla fragilità chiediamo aiuto e lo riceviamo perché ci rendiamo conto che da soli non ce la possiamo fare. Non si può sempre o spesso affrontare il cancro da soli. Quindi la fragilità ci spinge a chiedere aiuto perché qualcuno può darci delle informazioni utili, ci può dare delle modalità diverse di affrontare un momento, una situazione, anche una malattia. Due orecchie per ascoltare. Ci può dare cosa? Una competenza che non abbiamo. E l'abbiamo scoperto forse ancora stando a contatto con queste persone che affrontano il cancro, perché ci si rende conto che non si è invulnerabili, no? Ma siamo tutti vulnerabili, quindi quando tu parli di supereroe è vero, okay. D'altronde anche supereroi hanno i loro punti deboli. Io quando ero più piccola pensavo di voler essere invisibile alcune volte, quindi volevo questo dono dell'invisibilità per non farmi vedere, perché
forse mi vergognavo, e per ascoltare magari quello che gli altri pensavano di me. Il cancro ha cambiato questa cosa qui, perché io non desidero più superpoteri, perché ce li ho, sono i miei, sono io, e non desidero più essere invisibile, perché non lo sono, e voglio far vedere quello che sono, senza andare a invadere lo spazio degli altri, però se gli altri vogliono avvicinarsi a me, vedono quello che sono. Quindi ho accettato le mie fragilità e i miei superpoteri, che poi sono quelli umani di tutti, che abbiamo tutti noi. E grazie sempre al supporto che mi avete dato voi, ovviamente. E devo dire, questo faccio una piccola parentesi, quando io sono stata male era in pieno Covid, tra l'altro sono stata in cura fuori regione. Le psycho, come le chiamo io, mi hanno dato supporto tramite un mezzo che era il computer, però come ha detto Antonella Lucci, la passione, l'amore, la voglia di salvarsi traspariva anche da uno schermo, anche per telefono, quindi c'è la voglia sempre di aiutare e farsi aiutare, accettare l'aiuto. Ero una di quelle che l'aiuto non lo chiedeva e non lo accettava. Si cambia e certe volte è meglio. Ma come i supereroi, tornando sempre al nostro discorso, hanno, faccio esempio, Batman alla Batcaverna, no? Hanno i loro nascondigli, i loro rifugi. Voi, quando ci sono dei momenti, non possiamo negare, in cui non ne possiamo più, non abbiamo bisogno di ricaricare le pile, dove trovate questo rifugio, questo sollievo, questa scappatoia, ecco? Staccare non è sempre facile. Siamo fortunate, ancora di più d'estate, anche se il mare è bello anche d'inverno. Viviamo in un posto di mare e quando torno a casa la sera mi piacerebbe staccare, così come ci hanno insegnato i nostri professori, i nostri mentori, lasciare andare facendo magari un bel giro. Prima dal mare e poi rientrare. Non è sempre possibile, ma credimi, quando apro quella porta sono mamma, sono moglie, sono compagna, sono Antonella, sono una persona che non può farsi carico di... Cioè, alle mie figlie non gli interessa nulla e non è giusto che loro si addossino il sì, si accollino, ecco, il peso magari di una mia giornata più faticosa oppure di un fine vita. E quindi lì sono io che accolgo loro e loro accolgono me e mi ricaricano, ok? Mi ricarica la famiglia, mi ricaricano le persone a me care, i miei amici, ogni qualvolta che racconto loro magari un altro obiettivo dell'associazione o perché no, il voler aggiungere le competenze in oncologia che mi hanno richiesto un percorso terminato quest'anno in psico-oncologia. Beh, quando ho detto a mio marito andrò tutti i mesi a Napoli, lasciando lui e le bambine, insomma... Si è andato un po' male. Però è stato il primo a dirmi, vabbè, fai so se... Ok, e anche quello è un modo per ricaricarsi. E poi con l'associazione. L'associazione anche per me il punto di ricarica, l'hotspot. Sì, ecco, quando... il sollievo tra una persona e l'altra mentre sono allo sportello, ci sono le volontarie che mi offrono il caffè o il poke coffee di Assunta. Sì, il poke coffee di Assunta decaffeinato, è sempre lì, e quindi questo è il mio trovare sollievo e poi tornare ad ascoltare un'altra persona. Sono quindi piccoli gesti che vi ricaricano. Piccoli. Ma anche le problematiche della vita di tutti i giorni, cioè la quotidianità, no? E lo scorrere dei giorni e il sollievo anche, ecco, dopo aver ascoltato la storia di una persona,
sapere che in quel momento si è vissuto anche un momento di leggerezza insieme, nonostante la malattia, nonostante la problematica. E poi qui c'è, no, il sollievo va di pari passo con la gratitudine, perché ecco il grazie da, il grazie detto e il grazie ricevuto, perché a volte siamo abituati a dare le cose per scontato, allora questa persona riveste un ruolo, ricopre un ruolo e mi deve dare determinate cose. No? Lo facciamo sia come pazienti oncologici, spesso pensiamo di arrivare dall'oncologo e lui deve fare qualcosa per te e tu devi fare qualcosa per lui. E invece, come ha detto prima anche il professor Fanfani, siamo persone e spesso si danno i grazie e si ricevono. E dare grazie, ricevere grazie significa dare importanza all'altra persona e sentirsi anche importanti, perché in quel momento abbiamo donato qualcosa di noi, che può essere il nostro tempo, la nostra presenza, una piccola competenza, e quindi è bello sentirsi dire grazie perché ci ricarica, e quindi questa è anche la nostra forza. E invece nel dirlo, ecco, a me risuona questo senso di gratitudine quando la persona che aiutiamo dice grazie e io rispondo grazie a te. Tra noi c'è un tacito accordo che ci impedisce di ringraziarci, perché altrimenti si comincia e non si finisce. Grazie più a te che mi metti in contatto, no? Che mi doni una parte di te, perché quando ti racconta la sua storia la persona ti dona una parte di sé. Non è facile raccontarsi agli altri. Non è facile, perché è come spogliarsi dei propri vestiti, ed è quello che abbiamo fatto noi qui stasera. Ci siamo sfogliati davanti a voi per farvi vedere queste realtà. Io quindi vi dico grazie. Grazie a te. Una delle parole che insegniamo ai nostri figli, diciamo, una delle prime, e spesso dimentichiamo lungo la strada. Quindi grazie, vogliamo ringraziare anche grazie. Loro. Grazie a tutti, grazie. Grazie mille. Grazie a voi, e non andate via, perché il video che non abbiamo visto all'inizio è adesso pronto. Lo recuperiamo. Ferme. Vi muovete. A 15 anni viene diagnosticato un tumore a mio cugino. Ogni volta che lui tornava dalle chemio stava bene. Nel momento invece in cui sono entrata ad Aviano, questo ospedale, lì ho realizzato che ci stava lasciando. Mi ha detto: non smettere mai di sorridere. Ricordo molto bene i miei familiari, le persone che mi conoscono e mi sono vicine, quando ho condiviso con loro la scelta di entrare a far parte di Lori a Colori. I miei familiari erano spaventati, ma è durato veramente pochissimo, perché la loro paura per me è stata energia, forza. Questo scambio di forze, la forza che viene da queste persone che stanno, ecco, lottando, che stanno affrontando, e la forza che noi riusciamo forse a dare, no, in alcuni momenti a loro, quindi è uno scambio di forze. La sera non era facile rientrare a casa, entri proprio nelle famiglie, non è solo la persona malata di tumore, il tumore abbraccia tutti. Che ognuno di noi regala un pezzettino di sé all'altro nel momento in cui ci confrontiamo, perché siamo ormai un'associazione riconosciuta. Ci sentiamo addosso la responsabilità non solo di dare delle giuste informazioni, utili informazioni, da semplicemente a chi rivolgersi, dove, insomma, che cosa possono ottenere, cosa noi possiamo dare loro, ma anche la responsabilità di accoglienza. Insomma, siamo come una famiglia, lo diciamo sempre, anelli, no, di questa catena di solidarietà, e quindi tutti condizionati da Lori a Colori.